Allora, questo pannello frontale del camper, come potete vedere, è ricco di manopole, è ricco di colori, bottoncini, ma tutto è molto più semplice di quello che si può pensare. Andiamo a vedere nello specifico. Allora, ci sono queste tre sezioni: sezione numero 1, numero 2 e numero 3. Allora, la sezione numero 1 parte principalmente con effetti di dinamica come compressori e altri tipi di effetti come wah, pedale, volume, noise gate e tanti tanti altri che possiamo comunque sia selezionare e gestire direttamente da questo schermo che in questo momento non vedete attivo per via della telecamera. Subito dopo possiamo selezionare amplificatori e equalizzare e fare un'ulteriore equalizzazione e scegliere anche il cabinet, ossia le varie casse di uscita se vogliamo uscire live senza portarci dietro tutto quell'ingombro. E infine la terza sezione sono vari effetti di ambiente, vari effetti di modulazione che va dal phaser, a flanger, appunto delay, chorus, riverbero e poi scegliamo l'output, ossia quello che sarà la botta di decibel in uscita. Come possiamo vedere qui ci sono ulteriori manopole semplicemente per gestire in questo caso delay e riverbero. La parte sotto, in linea di massima, funziona come se fosse il frontale di un amplificatore fisico, è vero, ossia questi come se fossero gli alti, i medi, i bassi, qui la presenza e qui abbiamo invece il gain. Qui abbiamo il volume del singolo canale, questi sono ulteriori selettori per scegliere sempre all'interno della schermata ulteriori parametri. E niente, molto semplice, cliccando e ricliccando possiamo selezionare e deselezionare l'effetto. Io ovviamente tutto lo gestisco, ovviamente non manualmente, ma tramite lei. Andiamo a vedere adesso come suona.